Benvenuti ad una nuova puntata di Braccobaldo TV. Oggi siamo in collegamento da Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, con Lorena Mazzotti, titolare dell'allevamento Dogma Kennel, e parliamo della Chita. Che tipo di cane è la Chita? Innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Per parlare della Chita, secondo me è necessario fare qualche cenno storico, perché penso che nulla più di questo cane rappresenti esattamente quello che è il Giappone. Si tratta di un cane primitivo, antico, nasce principalmente come cane da caccia all'orso, poi è diventato il cane dei samurai, dopodiché degli shogun, che sono i nostri generali, e, per diventare poi il cane dei nobili. È un cane che ha un'importanza incredibile in Giappone, considera che è quasi considerato una sorta di divinità. Anticamente addirittura era riservato a questo cane un'alimentazione particolare, un'attenzione particolare, addirittura aveva degli appartamenti esclusivi proprio per lui. Era l'unico cane che aveva accesso alle nobiltà. Ha avuto un percorso molto, molto particolare, ha rischiato ben due volte l'estinzione, la prima volta nel Medioevo, quando era utilizzato in quel periodo per il cane da come cane da combattimento, è stato incrociato ai Tosa Inu ed altri cani di grande mole, inizialmente perché lo vedevano come comunque un cane estremamente forte, incredibilmente robusto. Peccato che non era aggressivo, per cui hanno pensato bene di incrociarlo con delle altre razze di grande mole per ottenere qualcosa che dasse dei risultati nei combattimenti, fino a rischiare proprio l'estinzione. Mentre poi nella Seconda Guerra Mondiale è stato utilizzato per mangiare con le loro carni e per coprirsi con la loro pelliccia, fino a rischiare proprio veramente quasi completamente l'estinzione, notando che sono rimasti soltanto 9 esemplari puri. Nei primi 900 è stata creata questa associazione che si chiama Akio, che si occupa della cura, della protezione di questa razza, ed è quella a cui fa capo poi tutto il mondo per la qualità del cane. Per fortuna non è un cane, sarebbe veramente un peccato. Dalle foto possiamo vedere, anche da quello che ha in braccio, che è veramente un cane bellissimo. Grazie. È un cane di grande mole, grande dignità, è un cane molto espressivo, zen, è un cane che dà serenità anche solo osservandolo, estremamente espressivo, ha una resistenza al dolore veramente incredibile, tanto che si percepisce quando ha un problema soltanto quando non è più mascherabile. È un cane adatto alla casa, è un cane non da lavoro, quindi è un cane che non soffre la vita quotidiana della famiglia, anzi, secondo me è un cane che se non è proprio considerato parte integrante della famiglia, è un cane che a lungo andare può dare dei problemi. È permaloso, fiero, di una costruzione incredibile, sembra che sia piantato nel terreno, è un cane molto discreto, lui fa sentire la sua presenza ma senza essere mai invadente, eppure quando manca sa mancare come un macigno. È molto intelligente, ha un'intelligenza veramente incredibile, ha la capacità
di utilizzare sia l'intelligenza che la sensibilità per rapportarsi in modo differente con disabili, ammalati, anziani, bambini, bambini stessi, la capacità di capire che hanno degli atteggiamenti a volte imprevedibili, a volte un po' eccessivi, per cui ha questa modalità molto delicata di approcciarsi. Giocando con loro senza usare quella eccessiva modalità di attività ludica tipica magari di altre razze un pochino più nevrili. È inopinabile la sua bellezza perché basta guardarlo per capire quanto è bello, cioè non è. Secondo me non è paragonabile a nessun'altra razza al mondo, sia fisicamente che caratterialmente. Ha ragione, Lorena, ha ragione. Di che tipo di attenzione necessita questo cane? Guarda, è un cane che apprezza la qualità del rapporto che hai con lui, quindi non ha bisogno di un rapporto 24 ore su 24. L'importante è che quando sei con lui gli dai appunto un rapporto di qualità. Interagisci con lui nel modo corretto, gli dai l'attenzione che merita come se esattamente parte della famiglia. Per il cibo, io consiglio solo crocchette, le crocchette oggi hanno chiaramente quelle di qualità, hanno un rapporto perfetto per la loro quotidianità senza andare a impegolarsi a dosi da piccolo chimico. Non è un cane che necessita di enorme attività fisica, è un cane molto pigro in realtà, quindi sì, lui apprezza stare col padrone, quindi se il padrone ha tempo e voglia di fare qualsiasi cosa, dalla passeggiata in montagna al gioco al parco va benissimo, ma non essendo un cane da lavoro, non ha necessità come altri cani di dover impegnare per forza testa e fisico a fare delle attività che altrimenti procurerebbero magari dei problemi caratteriali. È un cane che adora stare con il proprio padrone, per cui tutto quello che si fa con lui lo rende soltanto felice. Stiamo vedendo un video in cui si vede veramente che è dolcissimo questo cane, molto carino. Sì, ha una dolcezza veramente incredibile, nonostante quello che si dice in giro, nel senso che a volte viene paragonato a un cane molto difficile, in realtà è un cane est solo estremamente intelligente, per cui chiaramente se va preso da un allevamento professionale, da qualcuno che fa un lavoro accurato di qualità sul cane, dalla selezione all'imprinting, sia con altri cani che con il proprio allevatore, che fa un lavoro decisamente importante, soprattutto per i primi tempi di vita, che poi chiaramente deve essere continuato dalla famiglia. Però già da lì tu riesci a ottenere un cane equilibrato, un cane che non dà enormi problemi. Chiaramente si sta parlando sempre di una chita, quindi non è un cane per tutti, è un cane che va gestito con la consapevolezza, perché lui è consapevole di se stesso, quindi con grande attenzione. È un cane che ha bisogno di una gestione di polso autorevole senza autorevolezza, coerenza. Un cane che non ha bisogno di impegnare la testa perché sa che il padrone sa benissimo come comportarsi. In caso contrario, il cane prenderà un pochino il sopravvento, quindi sarà difficoltoso gestire un cane con un carattere un po' debole, Ed invece per la gestione può essere fatta da autodidatta o c'è bisogno di un corso specifico? ecco. No, io consiglio, ma questo per tutte le razze, quantomeno un corso di base. È importante perché si procede nel modo corretto, poi,
tutti gli errori sono sistemabili, ci mancherebbe, però se meglio si comincia con le condizioni corrette, si può dare una vita sociale corretta al proprio cane, soprattutto alla famiglia che lo gestisce. È straimportante perché, appunto, come dicevo, non essendo un cane per tutti, ha bisogno di una famiglia che sa gestirlo con polso, ma senza essere paranoica, ecco, chiamiamola così. Lorena, devo dire che dalle sue parole si nota veramente che lei è innamorata di questa razza di cane. Sì, Veramente. decisamente sì. Per concludere, cosa significa allevare il giorno d'oggi? Guarda, allevare è molto meno bucolico e ludico di quello che si possa pensare. Ci vuole tanta, tantissima passione, perseveranza, sacrificio per avere un allevamento di qualità. Secondo me, puntare sulla qualità, questo per qualsiasi altro lavoro, fa la differenza. Allevare vuol dire veramente un impegno totale. I cani non hanno festività, non hanno vacanze, ci sono sempre, per cui veramente un lavoro molto, 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 molto impegnativo, soprattutto per la gestione del cane, la ricerca di migliorare la razza, quindi fare il tutto possibile per avere un cane di sempre migliore qualità. È un cane che, gestito con tutte queste particolarità di cui ti parlavo, dà veramente tanto. È un cane, come dicevo prima, in Giappone è considerato quasi una star, è venerato e protetto come se fosse una creatura divina. E solo chi ha la fortuna di conoscerlo, nonché di viverlo, capisce di cosa sto parlando. Veramente bellissimo, Lorena. Io la ringrazio per aver partecipato oggi alla nostra trasmissione e spero di rivederla presto. Arrivederci. Grazie a voi per l'invito e buona giornata. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che le repliche di tutte le puntate possono essere viste tramite il portale braccobaldotv.it e noi ci rivediamo alla prossima puntata.